Salve a tutti ragazzi, bentornati da lui in questo nuovo video di F1 22. Davanti a noi la classifica dopo Silverstone, una gara veramente difficile ma che alla fine abbiamo portato a casa con onore, riuscendo a non interrompere la nostra striscia di punti, diciamo così. È cambiato molto poco perché Hülkenberg, che aveva fatto una qualifica molto superiore alla nostra, alla fine è arrivato ottavo, due posizioni davanti a noi, quindi lui le ha perse e noi le abbiamo guadagnate, e la classifica in questo modo ci dice che abbiamo guadagnato un punto su Alonso, persi due da lui, non so Bottas, ma comunque insomma Alonso e Bottas sono sempre lì vicini, nel mezzo tra le due AM4R Racing. Oggi abbiamo il Gran Premio dell'Austria, Spielberg, e mi sembra, ragazzi, che per il Gran Premio dell'Austria sia prevista la Sprint Race. Noi abbiamo capito che riusciamo a far stare tutto in un video se vogliamo, praticamente sostituiamo il tempo perso dietro le qualifiche intro e cose varie con la Sprint, si allunga un pochettino, poi si accorcia un pochettino la gara, insomma ci ritroviamo. Voglio assolutamente far qualcosa con questi punti, con l'autoaffidabilità interessante per le batterie, queste batterie ragazzi mi stanno tormentando la notte, e poi 1000 punti, qualcosa dal motore, vabbè statori, vediamo se c'è qualche altra roba di scontato, no niente, sempre per poco. Ero indeciso se prendermi una mega penalità a partire tipo ultimo nella sprint, credo che funzioni così, e poi cercare di recuperare posizioni per la gara vera, però boh, forse ancora non conviene perché ci riusciamo ancora a gestire per la verità qualcosina, anzi io torno su pezzi un po' vecchiotti per farmi le libere. Siamo molto vicini qua, molto poco da fare signori, vi aspetto per la sprint race di Spielberg. Tutto pronto per la sprint race qui in Austria, ma c'è una grandissima sorpresa, piove a dirotto, quindi sarà una mini gara tutta quanta su gomma full wet con banda blu. Le due AM4R Racing si piazzano vicine, vicinissime, a 4 millesimi. Ottavo Hülkenberg, nono Schumacher Junior. Vediamo, perché questa mini gara è sostanzialmente la qualifica per la gara intera che faremo dopo e che dal meteo dovrebbe essere completamente di nuovo asciutta e soleggiata, anche se c'è un margine d'errore sempre con il meteo. Questa qua in effetti dal menù la dava bagnata ed è effettivamente così, anzi anche più del previsto. Vedremo poi la gara, nel frattempo c'è da arrivare più avanti possibile qui, perché vale la partenza della gara. Sempre in ordine, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Mamma mia quanto piove ragazzi, c'ho un po' di ansietta, vi devo dire. Eccole là, sbucano le due AM4R Racing. Tra le due McLaren si posizionano sulla griglia di partenza, i capi delle scuderie sperano che le strategie messe a punto ripaghino oggi. Ma la vera domanda è: quale scuderia avrà azzeccato la strategia giusta e quale avrà sbagliato terribilmente? Sicuramente la nostra. Vediamo un po', si posizionano Nico e Numi sulla griglia. Faretto che lampeggia, nervoso anche lui, tutto pronto. Insomma, se già la partenza è tosta di suo. Ok. Ok, traffico interno, Schumacher sceglie l'esterno. Forse fa bene perché si ritrova lì a giocarsela con il compagno di squadra Nico Hülkenberg, che vuole forse trovare l'interno di Russell. Oh, che a sua volta va per un interno di... Mamma mia, è comparsa una McLaren dalla nebbia, ragazzi. Non si vede niente. Slalom per Schumacher, comunque insieme a Hülkenberg. Stanno risalendo qualcosina. Una posizione a testa. Così pari. Se la sono andata a prendere. Mamma mia, sta full wet. Cordolo non mi piace. Oh, dietro si allontanano. Oh, ho preso. Frenare sul cordolo no. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Guardali qua. Rallenta e mantieni il delta positivo. C'è stato un incidente che ha causato un alto numero di detriti. Ci informano che gli ufficiali faranno entrare la safety car, dato l'aumento. Alonso Zo. La safety car piena, ragazzi. La safety car piena.
è stato un po' pesante il botto, sono ritirati in due. Ah, super emozionante questa sprint, più di molte altre gare intere fin qui, tanta roba. Ma è bagnato, ci sta. Peccato che anche la gara normale non lo sia. Vabbè, praticamente è finita sto sprint. Quanti giri faremo da soli? Vedremo. Insomma, ragazzi, c'è anche gente che è entrata in box dopo che ci siamo lasciati noi. Siamo al quarto giro già. Per altri, che famo? Non riprende più sta gara. Ma curioso, vediamo. Siamo ancora a 7-8. Ovviamente. Si sono fermati dietro di noi. Ricciardo in particolare, l'ho visto entrare, ma non è il solo, mi sa. Il problema è che se si sono tanto staccati, ma questa fa... Ah sì, fa un altro giro, quindi quinto giro. Se rientra alla fine di questo, facciamo due giri. Vediamo. Rientra, attenzione. Siamo al giro 4, vedete, 5-6 facciamo. Safety car in questo giro, safety car in questo giro. Assicuriamoci di mantenere le gomme in temperatura e ricorda, non sorpassare fino al momento giusto. Resta in posizione fino alle bandiere verdi. Ma? No, che fa Hulkenberg? Nico sta entrando ai box. Perché? È stupido! Bandiera verde. Monta l'intermedio, come pensa di fare in due giri? No, vabbè ragazzi, zitti che forse... Schumacher si è fatto sentire e cominciano a fare delle strategie a cazzo. Pure a Nico. No, non me l'aspettavo proprio, ho visto che stava troppo a destra per i miei gusti. Come se effettivamente stesse per fare qualche stronzata. L'ha fatta. No, però Bottas, dai! Non farti staccare, qualcuno potrebbe fare un errore, siamo pronti a inserirci. Ma perché mi sto... Oh, ma che succede? Ragazzi, mi stanno prendendo a sberle. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Ho anche rovinato un aletto davanti. Questo si ferma. Ma non ho parole, che è stata a fare? Quanta gente si ferma? Ma no, ma so... Sei all'ultimo giro. Non sto capendo, ragazzi, che cosa fanno questi. Nico è ai box. Di nuovo? Che fa molta la click adesso? No, vabbè, ragazzi. Oh, comunque le sprint race sono sottovalutate, eh? Una safety car, un botto di soste su sei giri. Più emozionante di una gara intera normale. E nel frattempo Schumacher, per non saper né leggere né scrivere, pure con un'ala danneggiata. Le altre squadre stanno montando le gomme intermedie sulle loro vetture. Forse è una buona idea. Non direi proprio. Capisco che tu la veda così perché sei un idiota, però... A me non mi pare tanto la buona idea, ti dirò. Non ci credo, ragazzi. L'IA non è capace di ragionare sulla lunghezza di gara, proprio. Hai circa 3 allora secondi di ritardo sulla con l'ala rotta cosa avrei dovuto fare, scusatemi. Si è fermato! Quello la finisce ai box. Siamo arrivati ottavi alla fine. Fine della gara, ci vediamo nel parco. Con un'ala rotta, vabbè, Bottas ci ha passati, poi si è piantato un po' lì. Ma che soste hanno fatto? Ah, vedrai Albon, ma si saranno fermati tutti davanti a lui, ha guadagnato 5 posizioni. No, vabbè ragazzi, veramente straordinari. Io non ho parole. Albon è arrivato dietro di noi, con tutti quelli che si sono fermati. Grazie, pilota del giorno. Hulkenberg 19esimo, ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Tra l'altro lui ne ha fatte due di soste, forse perché ha montato
Ma perché fermarsi la prima volta a rimontare la blu? Se poi ti sei rifermato a rimontare l'intermedia. Comunque noi abbiamo rubato un punticino alla fine con una sprint race, come dire, diligente. Dai, l'abbiamo anche portata a casa con un'ala mezza rotta per via dell'attacco di Bottas. Però si allontana. Alonso invece, no, Alonso non c'è, perfetto. Quindi ci avviciniamo ancora a lui. Ragazzi, partiamo in ottava e Magnussen super dietro invece. Scusate Magnussen, continuo a sbagliarmi che lo leggo lì. E Hülkenberg super indietro. È la nostra occasione, però attenzione perché qua sono tutti rettilinei, quindi speriamo che la durata di gara ci sia. Tra l'altro serena, finché è sulla pioggia possiamo dire la nostra. Speriamo anche sull'asciutto. Ferrari, Red Bull sono rimaste quasi invariate lì davanti. Poi c'è Bottas dietro. Ma anche Hamilton ha fatto un disastro di strategia, un po' come Hülkenberg. Per la partenza, noi speriamo di assistere a una gara emozionante, talmente memorabile da fare la storia del nostro sport. Cerchiamo di non buttarla al vento, eh? Abbiamo una grande occasione. Abbiamo una grande occasione. Magnussen insiste dall'esterno e invece stai dietro ad opera 18 giri. Questa è diversa. Attenzione, il muso della nostra vettura oggi punta tanto. Perché mo mi sono abituato sulla pioggia, per quello che è tanto reattivo. Sembra che sterzi il doppio la macchina. E in effetti lo fa. Bagarla davanti. Cerchiamo di rimanere composti noi. Oh, tanta bagarre! Ho spaccato il fondo. Sul cordolo. Sottoscocca un po' danneggiato, avvertirai la differenza a breve. Lo so, ma che dovevo fare, ragazzi? Io prendevo Russell in pieno. Questi qua hanno cominciato a fare i matti. Attenzione! Succedono cose! Comunque per ora l'Austria tra sprint e gara sta veramente regalando emozioni serie, eh? Ma ci sono problemi lì con Verstappen, lo vedo che va piano. Bottas che lo puntella. Tutto può essere. Vai box, sì. Vai box, Verstappen e Bottas non lo capisce. Furbacchione Bottas. Cosa voleva fare? Si capiva che stava entrando. Questo giro potrai usare il DRS. Attenzione ragazzi, Ricorda però che è consentito solo nelle zone di DRS. Dove cazzo vai? Un secondo dall'auto davanti a te. Che deficiente. Ha bloccato ma ha portato dietro nell'errore pure a me, attenzione. Vabbè, non ci credo ragazzi. Facciamo un'ottima gara. Questi stronzi ci trollano. Si è finiti fuori traiettoria per due bloccaggi di altri. Posso dire che roba pazzesca, però. Mannaggia, mannaggia, eravamo lì davanti. In quarta. Vediamo che il sottoscocca sia un po'. Lo so, Ciccio, come prima. Ci sto provando a portarla così. Va a vedere, va dentro, va lungo Bottas, può andare dentro per prendersi la posizione. Ma ottimo, da parte di Valtteri Bottas che va all'attacco, attenzione là dietro, subito in contatto. E va di forza, di potenza, e prende la posizione. Gli concede l'esterno prima adesso. Via, 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 via.
La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con ancora Magnus e Bottas davanti. Eravamo settimi. E quella è la posizione che ci vogliamo portare a casa. In questo momento direi di non consumare nemmeno batteria la ruota. Potrebbe servirci per qualche duello. Ecco Hulkenberg. Nico sta entrando ai box. Spero che non sia un problema per noi. Altrimenti c'è qualcosa che non torna. Eh no, eccolo là. No, Mick mi ha passato. Mick mi ha passato e Hulkenberg è dietro di me. Ma in che senso? La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme. Ha montato gomme medie. Non capisco. Vabbè, può essere che tra noi e Hulkenberg bisogna ancora che si piazzi qualcun altro. Però boh, quest'uomo fa veramente dei miracoli inspiegabile ogni volta. Intanto noi cerchiamo di riprenderci se riusciamo. Ora con un po' di batteria tornata a vita, la posizione su Mick. Che è veramente un peccato non avere più. Arriviamo. Se c'è batteria, arriviamo. Proviamo qua giù, che magari gli spezziamo già le cose. Come fai a difenderti lì dentro così? Roba da matti. Ragazzi, Mick è diventato uno tosto, ultimamente. Visto che hanno fatto degli aggiornamenti anche sulle istruzioni, tra virgolette, delle prestazioni dei piloti, io dove vado? Ho sempre quel fondo un po' così, Ma lo devo fare. Bravo, tieni l'interno, va. Ok, il distacco da quella dietro è 3,6 secondi. Mannaggia te, mannaggia. Allucinante Nick. Non possiamo trasmettere i team radio attuali di Numaker perché non sono family friendly. Batteria si fa fatica man mano a caricarne di più.
Mi ha fatto sfanculare la media, guarda. Sto bastardo. Ma proprio adesso devi diventare un fenomeno. Si è tirato fuori dal DRS, vabbè, solita storia qua. Ma no, non sono. No, dai, manca una sosta, spero. È attaccato, è incollato, concede l'esterno, vanno insieme. Chiude, lo chiude. Due giri. È fatta perché Hülkenberg si sta bisticciando con Norris, come vedete, riperdono. Attenzione, attenzione. Ocon parcheggiato, si è ritirato. 2-6, due giri. Via libera. Allora, complimenti a Hülkenberg perché non so come abbia fatto veramente a partire 19esimo e arrivare decimo. Io mi aspettavo un'altra sosta di qualcun altro perché ero settimo, non ho capito come sono finito nono. Alla fine va bene, cioè nelle prime fasi abbiamo perso un po' di tempo per una bagarre dove c'era gente che ha commesso degli errori e abbiamo pagato anche noi. Però sono un po' deluso dalla seconda parte di gara dove palesemente noi non riusciamo a contenere una superiorità imbarazzante dell'IA. Sei all'ultimo giro. Cioè ragazzi, Schumacher mi ha dato 6 secondi e mezzo. È uscito davanti a me con gomma fredda, ho provato a passarlo un paio di volte. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 1,8 secondi. Ai, Norris prende la posizione adesso su ultimo, potrebbe essere definitiva. Il distacco dalla vettura davanti è 7,0 secondi. Distacco dall'auto dietro 2,3 secondi. 7,4 ragazzi Schumacher. E Norris pure ha messo il turbo, non lo so, dai. Questo gioco ha degli script purtroppo. Si vede che è della stessa casa di FIFA adesso. Io non sono un grande giocatore di FIFA, ma ci ho giocato anni passati. Sapete benissimo che la sensazione è quella che se qualcosa deve succedere, succede per forza. Guarda Norris il giro che sta facendo alla fine, guardalo. È arrivato a mezzo secondo da me. Vabbè, facciamo due punti e Hülkenberg 0. Più o meno quello che ci aspettavamo, solo che lui ha guadagnato 8 posizioni. Noi una l'abbiamo persa. E un'altra non so come in realtà. Ma forse Verstappen, che si è fermato super presto, mi pareva. E quella deve essere stata l'unica allora sosta, non forzata. Poi è andato dritto fino alla fine e ha distrutto tutto. Pazzesco, ecco, forse si spiega così. Sempre bello questo riepiloghino del weekend quando c'è la sprint. Bottas ha fatto 9 punti in totale. È probabile che sia andato a rirompere le scatole a Hülkenberg, che se ne è uscito con 0, né in sprint né in gara. Schumacher invece qualcosina di buono la fa, tutto sommato, anche se ci sta sui coglioni l'andamento di queste gare un po' così, però ci portiamo a casa un punto dalla sprint race e 2 punti dalla gara, quindi 3 in totale, e ci aiutano, come si fa a vedere, bisogna passare di qua, ci aiutano a salire. Ah no, ecco, Bottas ripassa di 1 Hülkenberg, 47 46 35, anche Alonso a bocca asciutta anche stavolta, quindi Schumacher si avvicina tantissimo, 4 punti su Alonso da recuperare e ok, ci siamo quasi. Se Alonso non fa il Bottas, si risveglia, comincia a fare dei garoni. Hülkenberg, passo falso in questo weekend, già dalla sprint penalizzato da delle soste che non si sono capite, ma va bene, siamo in AM4R, siamo abituati a queste cose. Grande rimonta in gara, non so come abbia fatto ragazzi, da 19 poteva quasi fare un punto, alla fine Norris l'ha fregato, è arrivato 11esimo, meglio per noi.
anche se un punto cambiava poco. E va bene, siamo di nuovo lì, a 15 punti da lui, 4 da Alonso. Questo è un mondiale che va preso un po' così, senza prendersi collera, cercando di fare quel che si riesce. E comunque dai, non è stato male. Ciao ragazzi, vi saluto, questo è lungo perché c'è anche la sprint. Abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere, non c'è bisogno di altre chiacchiere. Ci vediamo nel prossimo, mi raccomando, aprite la descrizione, vi aspetto su Instagram. E anche ad agosto, mi raccomando, non si ferma il giveaway di Insta Gaming, quindi il link lo trovate qua sotto il video. Ciao! We'll be right back.